Tanti ricordi, tanti bei ricordi che si inseguono e non saprei sceglierne uno, francamente. Magari il ricordo più bello è quello che dovrà ancora venire. 19 anni fa si accendevano le luci sul palco di Jazz in Campo. Nata per gioco, la rassegna invece è riuscita a mettere insieme 99 concerti nel corso di 19 edizioni. Musica, valorizzazione del territorio, eccellenze enogastronomiche, le colonne importanti di un evento che vuole porre Campo di Pietra all'attenzione di appassionati del genere, ma anche di un turismo attento. Arrivano prenotazioni da ogni dove, pur non avendo noi strutture ricettive sufficienti, comunque gravano poi o gravitano, per meglio dire, su Campobasso o sui comuni limitrofi. La gente ama la presenza, ama il concerto in presenza, vuole vedere gli artisti dal vivo, vuole comunque frequentarsi. Torniamo nel 2023 alle origini in piazza, proprio perché quest'anno si riparte con tre serate con, come ben detto, artisti inseguiti dal 2018-19, come Chiara Civello, che purtroppo ad esempio l'anno scorso il suo tour era in America e non l'abbiamo potuta quindi vedere qui a Campo di Pietra. Matteo Brancaleoni, che comunque è un artista che ha avuto collaborazioni con Fiorello, con Arbore, e che da tempo che lo inseguiamo, e quest'anno avremo la fortuna di vederlo qui il 21. E il giovedì 20 Greta Panettieri con Max Jonathan. E sì, avremo tre bellissime serate e fortunatamente anche il clima ci accompagnerà. Un lavoro sviluppato in sinergia con la Proloco di Campo di Pietra, di cui recentemente sono stati rinnovati organico e vertice. Jazz in Campo è un evento che ha dato e darà visibilità al nostro paese in maniera importante, quindi non nego che l'organizzazione è ardua, perché le cose da organizzare sono davvero tante, le cose a cui stare attenti altrettanto, quindi ce la stiamo mettendo tutta, e quindi credo che sarà un evento ovviamente stupendo come ogni anno. Ospiti della serata evento di presentazione, i giovanissimi della street band del liceo musicale Galanti di Campobasso. Riconoscere i talenti, cercare di dare una formazione che sia a 360 gradi, ma che comunque dia a queste discipline di indirizzo uno spazio importante.